Grazie Presidente. Allora, io chiedo scusa di essere arrivato un po' in ritardo, ma avevo un impegno veramente improrogabile, ma ho avuto modo di ascoltare anche gli interventi degli altri perché mi sono fatto mettere via telefono tutta quanta la discussione. Allora, io voglio dire una cosa, ritengo che quello che sia accaduto ieri nel CDA sia una cosa molto, molto grave, anche perché questa amministrazione ha dato un indirizzo politico chiaro, nel rispetto delle istituzioni e nel rispetto di tutti quanti i ruoli, ma ha fatto tutti i passaggi che doveva fare per far sì che si superasse questa procedura. Così non è stato. Io credo che dobbiamo necessariamente prendere atto di quello che è accaduto ieri e muoverci di conseguenza. Non possiamo fare altrimenti. Io sinceramente ho ascoltato anche gli altri interventi e evito di fare veramente speculazione politica perché qui c'è la vita di alcuni lavoratori, per cui non rispondo nemmeno a certi tipi di provocazioni. La cosa che posso dire è questa, è che AMA adesso. Noi abbiamo avuto allora, al di là del fatto che noi dobbiamo necessariamente ritornare in aula su questo tema di multiservizi e lo faremo i primi di febbraio, anche perché dovremo ripresentare la gara che noi abbiamo intrapreso tempo fa. Ora noi stiamo cercando di attivarci per mettere tutti gli atti propedeutici alla presentazione di una nuova gara. Da un'interlocuzione che si è avuta con l'autorità garante del mercato, sappiamo che praticamente si stanno superando quel tipo di osservazioni che ci sono state presentate, però è ovvio che bisognerà riparlarne in quest'Aula, riparlarne fino in fondo e spiegare fino in fondo quello che verrà fatto. Per cui io do appuntamento a tutti, cioè a febbraio, primi di febbraio, perché quest'Aula si dovrà riunire nuovamente su questo argomento e dobbiamo necessariamente. È per la gara. Silenzio in aula. È per la gara. Ragazzi, se non c'è la Cortesemente. gara non si va avanti. Mi dispiace, ma se non c'è la gara non si può Prego, andare consigliere. avanti. La linea noi l'abbiamo tracciata, abbiamo preso degli impegni e questi impegni intendiamo rispettarli. Grazie.